Buongiorno a te. Sono il tasso. Dicono che sono l'albero della morte e dell'eternità. Eh sì, si raccontano tante storie su di me. Sono velenoso, ma che ci posso fare? Io sono un tasso maschio, ma hai incontrato qualche tasso femmina lungo il sentiero. Loro fanno dei bei frutti rossi, morbidi, carnosi, sono dolci. Gli uccelli li mangiano, si fanno delle gran scorpacciate e non muoiono mica. Soprattutto i merli, anche se si dice che è per questo che diventano neri. Invece le mie foglie, la corteccia, i semi, contengono proprio un veleno mortale. Molto, molto mortale. Pazienza, con tutti i vegetali che ci sono, voi uomini non avete certo la necessità di mangiare un albero e le sue fronde. Se proprio volete essere vegetariani, sarò l'albero della morte, ma vivo tantissimo, anche 1000, 2000 anni. Per questo mi chiamano anche l'albero dell'eternità. Ho tempo, non ho fretta, cresco lentamente e non divento mai molto alto. Ma se vengo potato drasticamente, sono capace di mettere subito i primi rametti. Noi tassi amiamo i luoghi nascosti. Ci piace l'ombra dei parchi. Li frequentiamo spesso. In questo parco siamo in tanti e molti di noi sono magnifici esemplari. I nostri tronchi intrecciati esprimono le sfide del tempo e degli anni. Siamo esempio di forza, di saggezza, tenacia. Il nostro legno rosso scuro è molto pregiato e si presta ad essere lavorato. E così a volte entriamo nelle vostre case sotto forma di oggetti o soprammobili. Oppure vi accompagniamo nelle vostre camminate come bastoni da passeggio. Beh, per un albero quello è un bel modo per viaggiare, cosa dici? Un bel modo di prolungare l'esistenza. Per un albero dell'eternità.